giorno 8 e qui abbiamo Zronchi per me e la Blueberry para él. Allora, oggi dobbiamo andare a fare un giro di un mercatino di Natale. Oggi si esce, anche se fa molto freddo per me. E facciamo questo giretto dei mercatini di Natale e vediamo cosa ci troviamo. Allora, siamo arrivati al mercatino di Natale e vediamo cosa troviamo. Speriamo di trovare qualcosa di carino. Non penso di comprare qui il coso dell'anno, che compriamo ogni anno. Comunque, andiamo a vedere cosa troviamo lì dentro. Vorrei comprare tipo una di queste ghirlande che sta qui, però secondo me costa un po' troppo. Vediamo cosa stanno facendo le bambine. Dormono. Ferma, non è che sta dormendo, eh? Lei sveglia. Vado ad aspettare. Entriamo al Corte Inglese. Io non entro mai al Corte Inglese, però vediamo se possiamo trovare qualcosa. Sicuramente non ci faranno neanche registrare. Però vediamo se non esco fra 2 minuti. Stiamo decidendo? I fazzoletti di Natale, che è una cosa fondamentale senza la quale non possiamo vivere. Io forse. A me piacciono più Questi. questi. Allora, avete visto un po' i giretti che ho fatto? Insomma, non ho trovato niente nel mercatino di Natale, i negozi erano un po' pieni, perciò la ricerca di questo addobbo natalizio di quest'anno 2020 sta diventando come il 2020, troppo 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 difficile. Comunque, mentre ero in giro, mi è arrivato un messaggio dove mi dicevano che mi era arrivato in ufficio, nell'ufficio qui a Barcellona, anche se io non lavoro da ufficio. C'è un ufficio qui a Barcellona della mia azienda, dicendomi che mi era arrivato il pacco di Natale mio di quest'anno, manca quello di Matteo. Vediamo, scartiamo, facciamo questo spacchettamento. E questo è il pacchettone di Natale che c'è. Quello di Matteo dovrebbe essere abbastanza diverso. Purtroppo questa non è la versione vegetariana, vegana. Non è che c'erano tante opzioni, ci sono cose molto carniche qui dentro. Erano tre scatoloni uguali uguali e non so se ho preso il mio. Sì. Oh my god, sì. Vini e vinelli, tantissimi, questo è un Reserva, è rosso, un vino rosso mi sa. Questo è Vermouth per la mia collezione di Vermouth. Ho altri Vermouth qui sopra e questo lo aggiungo alla mia collezione. Un altro vino, Las Camelias, che cos'è? Product of Spain, vino rosato. Questo è un rosa, rosato. Questo sì, questo è rosso. Un altro vino, ah, questo è uno spumante, sembra, no? Che cos'è? Bianco, no, questo è un bianco. E questo lo spumante. Oddio, sono freddi questi. Questo è freddo. Oddio, buonissimo. Vediamo che altro c'è qui dentro. Iniziamo da qui. Turroni, un altro dolce, non so che cosa sono. Sfoglia, cioccolata passata sfoglia. Neulas, non so che sono. Poi vi farò vedere.
Oddio, sì. Mm-hmm. Questi che sono tipo wafer. Le cose carniche. Salciccione iberico. Un altro salame, questo è chorizo di bellota. Patè. Mua. E l'altra cosa che è arrivata lì dentro. Va bene, insomma, non so cosa ci farò con sto prosciuttone. Non mangio il prosciutto. Non lo so. Vediamo cosa si fa con questo, perché buttarlo pure è un dispiacere. Un dispiacere totale, sì che non ho pagato niente, però è scippo, si mangiano. Tante persone povere che ci sono, non posso buttare, non so. Datemi qualche idea di cosa fare con questo prosciuttone gigante. Non potete capire, c'ho una fame, stavo morendo di fame per strada, non trovavo niente dove fermarmi a mangiare al volo così. Avevo troppa voglia di pizza al taglio, non trovavo pizza al taglio, ma poi mi hanno scritto e mi hanno detto. È arrivato questo, stavo a 2 minuti dall'ufficio e ho detto passo e prendo questa cosa. Oggi preparo cachapas e sicuramente qualcosa che non avete mai assaggiato, a meno che non siate venezuelani. Questo è tipo una specie di cosa di mais che si riempie col formaggio ed è, per me è troppo squisita. Se voi non siete venezuelani e avete assaggiato la cachapa, fatemelo sapere nei commenti. Per accompagnare farò questi jalapeños, ve li ho già fatto vedere nel video spesa. Come quasi tutti i giorni, sono già le 5:30, mi sa 5:20. Sto andando a dormire e ancora non ho idea di cosa fare con questo prosciuttone gigante. Ovviamente non l'ho mangiato, io non mangio carne, io sono vegetariano da almeno 5, 6, 7 anni. Non so, secondo me 6, 7 anni. E non mangio la carne. Ultimamente purtroppo ho iniziato a mangiare il pesce. Per una ragione o l'altra ho mangiato un po' di tonno, che è l'unico pesce che mangio, e il merluzzo, però la carne no, a quel punto ancora no. Allora, non so che devo fare con questo prosciutto, non conosco neanche nessuno che mangi la carne che sia qui a Barcellona. Ci proverò a darlo a qualcuno che io conosca, vedere se sono interessati, o ho anche pensato darlo a qualche beneficenza, qualcuno insomma che abbia bisogno e lo voglia, però non ho idee, non so a chi contattare, non so dove andare, non so a chi chiedere o a chi parlare di questo. E non so, magari voi avete qualche idea meglio delle mie e mi potete dire giù nei commenti qualcosa, qualche dritta. Questo è Bonnie. Sta qui a dormire già con me perché siamo già per andare a dormire. Comunque sì, se avete qualche idea fatemelo sapere giù nei commenti. Vediamo cosa riesco a fare domani perché io sono morto. È una mezza settimana che lavoro. Vabbè, ci vediamo domani, grazie di essere arrivati qui, se siete arrivati, e ci vediamo domani in un prossimo Vlogmas, a questo punto il 9 mi sa. Ciao ciao, hasta mañana, iscriviti pure nel mio canale.